abbandonato e senza un lavoro. Matteo Alejandro Lo Stewart. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Matteo. Sì, sì, ti sentiamo. Allora, per chi si sta chiedendo chi è Matteo, ragazzi, facciamo un piccolo recap, anzi faccelo tu, diciamo, di quello che ti è successo praticamente. Ma nulla, diciamo che avevo finito di lavorare il mio primo giorno di lavoro Roma-Napoli, stavo facendo lo steward ed ero stato posizionato ai margini dell'Olimpico, dove ci sono le transenne, dove sostano gli amici e i familiari dei calciatori, diciamo, no? Sì. Quando poi è arrivato Omar, che sarebbe il migliore amico di Victor Osimhen, che è il mio calciatore preferito, il mio idolo, diciamo, no? Io avevo finito di lavorare, insomma, perché avevo fatto entrare tutte le famiglie. C'era la famiglia di Politano, di Merette e l'amico di Osimhen. Erano entrati tutti, quindi finita la partita, finito tutto, io avevo finito la mia mansione, ecco. Quindi una volta che è entrato Oma, avevamo parlato prima, io Oma gli avevo detto che appunto Victor fosse il mio idolo, gli avevo mostrato le mie foto sul cellulare, tutte queste cose qua. Cioè, quindi lei non stava lavorando, lei non stava lavorando, Matteo, questo durante il lavoro. Aveva finito di lavorare, poverino. No, diciamo che eravamo rimasti solo io e lui, quindi per far passare un po' il tempo, non avendo nulla da fare, aspettando certo. solo l'ok di farlo entrare, ci siamo messi a scambiare due chiacchiere, ho approfittato per dire che appunto Victor fosse il mio idolo. Quando poi è entrato Oma, mi hanno dato l'ok per farlo entrare, è stato il primo a dirmi: vieni, vieni, entra, sei con me, sei con noi, tranquillo, ti faccio di tutto per farti, diciamo, incontrare il tuo idolo, per farti scattare una foto con lui. Poi, diciamo, abbiamo aspettato Victor insieme che uscisse, tra l'altro ci ha messo un'ora, un ritardatario cronico, Osimhen, se posso permettere. È quello che gli porterà da lavorare, a quanto pare. No, ovviamente era goliardia palesemente. Comunque nulla, aspettiamo Victor. Quando poi arriva, diciamo, dopo aver scattato un paio di foto con Oma e un paio di video con lui, diciamo che Oma mi presenta a Osimhen e io ero andato lì per farmi questa foto. Questo è diciamo, Omar? Sì, questo è Oma. Sì. Diciamo che è andato lì giustamente per farmi una foto solo e andare via. Victor invece mi trattiene proprio, mi prende per il braccio e mi dice: siediti accanto a me, parliamo, sta tranquillo, perché mi aveva visto che io stavo tremando, no? E nulla, a un certo punto mi dice: sta tranquillo, sono un ragazzo come te, non devi tremare, non c'è nulla da tremare, ho due braccia come te, ho due occhi come te, sta tranquillo. E nulla, da lì iniziamo a chiacchierare, mostro, cioè da qui si vede da queste foto, Sì. stavo guardando il mio cellulare perché ero sul mio profilo Twitter e gli stavo mostrando tutte le mie foto in cui l'ho taggato, e tutte queste robe così, no? E lui è rimasto piacevolmente sorpreso da questa cosa, soprattutto quando gli ho mostrato la mia torta dei miei 18 anni, perché sopra c'era la sua foto. Vabbè, E quindi una bimba di Osimhen praticamente, sì. Matteo. Esattamente, esattamente. Ma cioè, ok, ma quando è che ti hanno detto poi che ti licenziano? Arriviamo un attimo al punto. Cosa succede? Tu dopo fai sta foto, la posti, diciamo, no? Questa qui. No. Quando poi ero sul momento appunto che stavamo chiacchierando io e lui, è arrivata questa responsabile di zona che lavorava per la Roma, aveva il tesserino della Roma, e mi ha detto, testuali parole, mi ha detto: dammi il fratino, la pettorina, non metterci mai più piede qui dentro perché tu hai finito di Beh, ha lavorare. rosicato, dai. Però oggettivamente lei che contratto aveva? Andiamo nel pratico. No, Sempre i soldi, penso. avevo un contratto con questa agenzia di Napoli che lavora, offre questi servizi di steward un po' in tutti gli stadi d'Italia, diciamo. Quindi non è che lavoravo solo per la Roma o per la Lazio. E dovevo essere, cioè andando proprio nel pratico, dovevo essere attribuito 50 euro per quella giornata di lavoro, cosa che a me non arriveranno nemmeno Pazzo. un euro di quei 50 euro. Cosa che già mi è stata detta e che poi tramite qualche comunicato è stata smentita questa cosa dicendo che sono stato regolarmente pagato, ma questa cosa non posso affermare con certezza che non è vera perché io non ho visto un euro da questa situazione. Ma non è quello il problema perché a me non interessa di quello, ma interessa più della disinformazione che viene fatta perché poi, cioè, ha dato un po' Andre, fastidio questo. qual è la vicenda che vuoi affrontare prima? Perché se vuoi affrontare quella dei 50 euro come steward, io posso dirti che francamente questa cifra la prendevano 10 anni fa gli steward. Penso che i tempi siano cambiati e mi spiego.
se è aumentato il prezzo del pane o delle bollette a casa, vuol dire che mi devo aumentare pure lo stipendio, ma questo è un discorso vecchio per tutti i mestieri e quindi lo steward non può essere diverso dagli altri. Penso che tu possa essere d'accordo, Andre, come tutti voi che state ascoltando. Cioè, 50 euro 10 anni fa lo prendevo uno steward, oggi 50 euro non me li puoi dare perché non ci faccio nulla. Lo so, ma poi evidentemente ma poi cioè, quello è un discorso quello... macro, vale anche per altri ambiti. Sì, vale anche per altri, però proprio per questo, forse speriamo magari che questo nuovo governo, visto una serfata, un po' una serfata di cittadinanza e quant'altro, si occupi anche di questo. Ma poi tra l'altro per quello che si rischia sul posto di lavoro anche, perché comunque non è una cosa comoda. Comunque... certo. Ma cioè, 50 tutti, euro quante ore ragazzi? Fai dentro? Scusa, Matt, 4 ore dicono? Più di 4 ore, ragazzi, più di 4 ore. 4 ore, no, 4 ore no, è impossibile, perché sono arrivato all'ostello alle 3 e mezza, la partita era alle 9 meno un quarto, quindi già così non sono 4 ore. Ah, posso fare un discorso, visto che non c'è nessuno che tiene l'altra parte, non so Tapaz cosa ne pensa, però dall'altra parte chi non segue questo filologico probabilmente dice... prendo un ragazzo e lo porto allo stadio, gli faccio quello vedere sì. Comunque una partita tra virgolette, perché poi in realtà tu stai vedere tra virgolette, perché comunque io non ho visto la partita, ho visto qualche minuto del secondo tempo, ma io comunque ho girato per tutto lo stadio perché ho controllato i biglietti all'inizio, sono stato a passo carrabile tutto il primo tempo e poi gli ultimi 20 minuti ero dietro la panchina di Mourinho. Ma comunque non è che ero lì a guardare la partita, a risultare e a cercare di... comunque stavo, cioè, capito? Stavo sul posto di lavoro, quindi... Ma siete tutti ragazzi giovani, Matte, immagino, no? Immagino che l'età media degli steward sia... Sì, dai, la maggior parte. C'è anche qualcuno, però, comunque anche un po' più grande. C'è chi dice che con 50 euro qua, Michele Russo, Michele, se vuoi ti metto il link, va a staccare l'uva per 7 ore. Sì, ma infatti è un problema cioè, di tanto. Anche quello è sbagliato, secondo me. Non facciamo penaltrismo in chat, mi raccomando. Ci sono varie problematiche. Diciamo che penso approfittino appunto del fatto che siano tanti ragazzi giovani, magari universitari, che il weekend vanno a farsi la partita e si fanno quei 50 euro a settimana e risolvano così. Poi il numero di steward anche credo sia abbastanza alto. Quanti steward ci sono in una partita? Cioè prendi 10 euro all'ora comunque fondamentalmente, più o meno, 9 euro all'ora? No, di meno. Cioè, nel senso che fa più ore. Sì, fa molte più ore. Sì, sì, alle 3:30 calcolando... se ne va quando finisce la partita, un'oretta dopo che finisce la partita. Poi se metti, ci vuoi mettere anche il viaggio che fai, comunque... Sai tutto il tempo della giornata fuori casa, praticamente. Perché tu da dove sei partito? Da Napoli? Siamo partiti da Napoli, sì. Siamo partiti a mezzogiorno. Ma scusami, ma a spese tue o... Come? Cioè, da Napoli, cioè l'agenzia di Napoli vi porta là, però non è che c'è la spesa anche del viaggio? No, questo sì, questo è pagato. Scusate se vi interrompo, ragazzi, io ho sentito e ho anche letto... Che mamma mia, che qualità! Roma... Il Nunzio Tapazbul! Questo è già un acquisto, eh? Prego. Allora, dicevo, mi emoziono, ho letto che praticamente la Roma ha fatto un comunicato dove dice che il ragazzo in questione, quindi Matteo, è stato estromesso quindi da far servizio al campo, ma non è stato licenziato dall'agenzia di servizi per cui lavora. Giusto, correggimi se sbaglio, Matteo. No, e questa è la cosa che mi ha mandato più in bestia, perché questa è una notizia falsa, estremamente falsa, perché io sono stato licenziato dall'agenzia per cui lavoro. La Roma era tenuta semplicemente, perché è stata accusata ingiustamente del fatto che mi avessero licenziato, solo che la Roma non ti ho mandato, il link adesso. Matteo, vieni pure in live che ci spieghi dove abbiamo sbagliato, Andre. È quello che c'è scritto, no, effettivamente perché, aspetta, anche sull'articolo stiamo utilizzando dei termini che potrebbero essere inappropriati per il tipo di lavoro che fa Matteo. Allora Matteo, giusto. La tua collaborazione, che significa sei stato licenziato? Cioè se la tua collaborazione i rapporti lavorativi, ok, diciamo così. No, aspetta, però scusami, non per farci fatti tuoi veramente, però i tuoi 50 euro erano messi in mano così o erano fatturati? E tu per fare queste collaborazioni all'interno dello stadio avevi un contrattino che diceva, che ne so, in questa stagione calcistica Matteo farà un minimo di tot partite, un massimo di tot partite, retribuite 50 euro a partita con collaborazione fino a 5.000 euro oppure con la ricevuta? Cioè come venivi pagato tu e che tipo di contratto avevi per dire sono stato licenziato? Perché faccio un esempio, infatti, se io domani non vado più in onda su Sport Italia non sono licenziata, perché certo, io sono una partita IVA, capito? Certo. Cioè per capire allora di che cosa stiamo parlando. Cioè è un contratto... Allora io dovevo essere... Prego. La modalità era che io ogni partita dovevo poi a fine mese
avevamo un format da riempire e portare poi in agenzia dove dire: io ho partecipato a questa partita e questa partita. Quindi una Allora, fattura oppure una collaborazione fino a 5.000 euro, come succede a tanti ragazzi giovani. Però non c'è un esatto, poi. contratto che dicesse tu devi fare tutta la stagione, cioè hai firmato un contratto in questo senso? No, però c'era comunque sul contratto scritto che dopo un tot di volte che non dai disponibilità, ovviamente esclusi motivi validi, no? A Però dicono certo che sia un punto di. contratto che praticamente quando è a chiamata indicativamente, no? Sì, però comunque Cioè, se tu diciamo non che dai Matt, quasi. diciamo la verità, Matt, un po', allora, da una parte c'è stato un brutto atteggiamento, diciamo che ti hanno detto prendi e vai a casa, fondamentalmente non venire più. Tu avevi trovato un lavoretto che ti aggradava, però non è che ci sia un contratto, diciamo, da 4 mesi come magari uno c'ha in un No, no, negozio, no, questo ok? no. Però era un contratto a partita, diciamo così, ok? Quindi, Ma tu comunque, hai provato a posso contattarli, saltare. ma guarda, Cioè, Matt, che tu. tu c'hai ragione, per noi ti abbiamo invitato apposta, però diciamo che i giornali, come al solito, diciamo che hanno capito fischio Sì, per cazzo, però razzo e hanno fatto un titolo un po' l'hanno anche ingigantita un sensazionalista. po' molto la situazione, E alcuni, hai perché. provato a contattarli, Matteo? No, perché io vorrei capire, magari questa vicenda si può No, risolvere ma mica per donando offendere, dei anzi, ti ho contenuti. mandato il link che magari ci dai una mano, raga. Non prendetela sempre male, non No, no, siamo su Giovanni, tra Instagram. l'altro, stesso Non li hai alcuni amici. contattati? Non li hai Sì, ma contattati? sia io che anche alcuni stessi amici di Victor che erano presenti là si sono presi proprio la briga di dirmi: dammi il numero dell'agenzia, ci parliamo noi. E loro che dicono? Che dicono No, e per dell'agenzia? ora abbiamo detto che hanno interrotto il nostro rapporto lavorativo per questi Ecco, questo ci atteggiamenti. dispiace perché no, Andre? Cioè, è questo che ci dispiace perché la vicenda si può risolvere, non è né colpa della Roma né colpa di un'agenzia che magari tu puoi mettere. È come il famoso vigile che preso dall'eccesso di potere, a me è capitato, faccio un esempio, io ero incinta, dovevo andare a fare la pipì perché quando sei incinta fai spesso la pipì, parcheggio la macchina per andare un attimo in bagno, è chiaramente una giusta causa, cioè oggettivamente mi si vede un pancione così, torno. Mi ritrovo già il vigile con la multa in mano e gli dico: ragioniamo, perché non potevo trattenerla, capisci perché? Chiaro. E il vigile se ne è strafregato e mi ha detto: ah, ma tu hai ragione, quindi contestala. Ma contestarla sarebbe costato la stessa cifra di pagarla e quindi io l'ho pagata. Esatto. Diciamo Quindi che quando quello è tu un metti la bisogno, persona. Yolanda, però quello è un Non è bisogno. proprio uguale. No, La però foto con Osimhen non è esattamente aspetta, un bisogno. non è esattamente un bisogno, però quando tu incontri una persona con eccesso di potere, perché magari Matteo è vero che ha sbagliato, perché non è che ha fatto un gesto che avrebbe dovuto fare sul posto di lavoro, ma è anche vero che quando ti ritrovi davanti un ragazzo che si sta facendo una foto con un giocatore e non lo sta importunando, perché Si altrimenti il può chiudere giocatore un non si occhio. sarebbe preso, bravissimo, non si sarebbe preso la briga di chiamare l'agenzia e dire cercate di capirlo o riassumetelo, capisci quello che sta succedendo? Saper gestire, saper comandare vuol dire anche questo. Mattarella, non a caso, guarda chi ti ho cacciato, anche in tempi di pandemia diceva: io non chiedo a chi deve vigilare che le persone non escano di casa di multarli, io chiedo loro di accompagnarli, chiedo loro di spiegar Vabbè, loro le cose. stiamo No, andando. ragazzi, no, però è così, cioè se io comando un gruppo di lavoro e Matteo si fa la foto con un giocatore, cioè togliti le pettorine e vai via. Posso Però dire Yolanda, vai Andre. che se fosse stato Matteo che lavorava per me e noi veniamo uccisi quel giorno lì a livello di intrattenimento da un competitor e lui si fa la foto, anche a me sarebbe girato i coglioni. Posso dirlo? Diciamo che quello che Giovanni, dice Yolanda alla Roma. tanto da non dargli possibilità di parlare. Questo non penso. Ma non è neanche lui, capito? Cioè, sì, certo, Matt, prego. No, dicevo che allora, se vogliamo parlare dal lato professionale, la cosa che io ho sbagliato è stata, però questa è una cosa in cui loro sono stati molto fiscali, cioè cercavano proprio l'ago nel pagliaio perché io avevo finito la mia mansione, io avevo finito di lavorare. L'unica cosa che ho sbagliato è stato non levarmi la pettorina e posarla, però come funziona? Che io quando finisco di lavorare, dalla zona in cui stavo, per posare la pettorina, per chi conosce l'Olimpico, io dovevo andare in curva nord, quindi io devo farmi il giro di tutto lo stadio e posare la pettorina, tornare e poi lì avrei potuto fare tutto quello che volevo tranquillamente perché Però, avevo Matt, finito le sei mie ore di d'accordo, come lavoro. dicono in chat, che se, adesso pare brutto, però se tutti gli steward, cara amica Iole, fanno così, Eh sì. Io diventa un non ho detto che non gioco. abbia sbagliato, eh. Io non Ma infatti ho io detto sono il però che ha primo. delle attenuanti che gli permettono comunque di dire cerchiamo di essere comprensivi. Poi, se tu lo vuoi condannare tra virgolette e quindi licenziare. Allora, tu prendi quella decisione e nessuno ti può dire nulla. Matteo imparerà dall'errore che ha fatto, il giorno dopo non lo farà più.
Però secondo me impara anche se tu gli spieghi l'errore che ha fatto, magari gli dai una punizione, cioè non lo convochi per un mese di partite, esatto. Cioè hai un atteggiamento diverso rispetto mandi al il ritiro, che ha fatto, che non mi sembra così. Sì, però Yolanda, c'è una sanzione lavorando... più che una rescissione praticamente. Sì, ma lui lavorando per una società esterna, credo sia anche comprensibile da parte della Roma dire non voglio che tu esegua il tuo servizio infatti, di steward all'interno infatti... del mio stadio. Cioè io non credo che il problema sia la Roma in questo caso, no, il problema sia l'agenzia. La cosa che non è stata, la cosa è che la Roma non c'entra nulla, solo che la Roma facendo quel che poi mi hanno detto che non è un comunicato, è una sorta di una cosa più formale, non so che cos'è. Comunque fatto sta che la Roma si è presa la briga di aggiungere delle cose che non le competono, perché la Roma non sa se io sono stato, ha detto che io sono stato pagato, loro non possono saperlo perché non lavoro per loro, quindi perché devi scrivere che sono stato regolarmente retribuito se non lo sai e non ti compete? Magari questa vabbè, è la... secondo me mette un pochino tutto molto sensazionalistico, poi mi dispiace per te, però anche come l'hanno riportato i giornali, la Roma probabilmente non è che ti abbia contattato a te, ha risposto a quello che avevano scritto i giornali, quindi loro ha dicono dovuto rispondere. C'è un'agenzia che paga, però... immagino che l'abbiano pagato, cioè magari la Roma ha pagato l'agenzia e quindi per la proprietà commutativa dicono noi abbiamo pagato, poi dopo comunque finiamo questo capitolo. Questo. Matteo, hai un lavoro adesso? Osimhen, ti ha trovato un lavoro? Ma ragazzi, a parte gli scherzi, oggi ho sentito degli amici vicini a lui che mi stanno tenendo aggiornati per questa situazione e si stanno muovendo, ma io a Victor sul momento l'ho detto subito, io non voglio lavorare, gli hai detto? No, gli hai detto mi è bastato i contratti, perché poi ho detto quella è una situazione che posso risolvere anch'io, e lui che l'ha presa veramente un botto a cuore la cosa, mi ha detto guarda stai tranquillo, te la risolviamo noi, sei carino, sei sciolto.